Buongiorno, cari amici, oggi ci occuperemo di un tema apparentemente lontano, ma necessario per capire il presente, per capire come funziona l'Italia della Seconda Repubblica, che peraltro sembra avviata al suo tramonto, ma questo è un altro paio di mani che ne par parleremo. Allora, per capire come si è strutturato il potere a partire dagli anni Ottanta in poi e quindi ha caratterizzato la Seconda Repubblica, dobbiamo partire dal processo di trasformazione che c'è stato grosso modo fra il 1970 e il 1978, grosso modo a cavallo fra Piazza Fontana e il Casomoro. Nell'Italia della prima Repubblica all'inizio, nella prima fase, la struttura del potere era molto più semplice, più chiara. Grosso modo faceva capo ai partiti politici e ad alcuni gruppi forti, come per esempio la confindustria, come la Curia Vaticana come Le ingerenze americane tramite la Nato. Ma sostanzialmente lo scontro era poi rappresentato in Parlamento dal sistema dei partiti. Sistema dei partiti che poi gradualmente, gradualmente scusatemi, andò caratterizzandosi per un accentuato correntismo non solo per l'aumento del numero delle correnti, soprattutto nella DC e poco dopo nel PSI, ma per il grado di autonomia delle correnti rispetto al potere centrale, a quello della segreteria del partito. Ma di questo magari parleremo in un apposito video. Qui mi interessa attirare l'attenzione sul mutamento della struttura di potere. Grosso modo negli anni 70, per capirci, a partire già dagli ultimi anni, 60, il correntismo si era molto accentuato e sarà alla base di un cambiamento fondamentale cioè la nascita di conglomerate di potere. Spieghiamo un po' meglio questo concetto. Certo, c'erano gruppi finanziari, gruppi industriali, sindacati, eccetera, anche prima, sicuramente, però il discorso era molto più mediato a livello di partiti tramite eh, il gruppo dirigente centrale del partito. Dopo invece il correntismo favorirà la nascita di gruppi di potere trasversali fra politica, finanza, industria e così via. In primo luogo ci sarà il gruppo di potere che grosso modo faceva capo al gruppo. Agnelli Pirelli Cuccia, cui si aggiunse rapidamente, diciamo con una certa naturalezza, il Partito Repubblicano di Lamalfa. Parì che fino alla segreteria Lamalfa non contava praticamente nulla e che invece, con Lamalfa, segretario, a partire dal 64-65 andrà lentamente conquistando posizioni di potere e pur senza nessun particolare sfracello elettorale. Nel 63 il PRI raggiunse il livello più basso della sua mh, storia elettorale e si cominciava a parlare del rischio di scioglimento. Con la Malfa invece il partito non solo resistette, ma lentamente cominciò a risalire oddio niente sfracelli, da 5 deputati passo prima a 6, poi a 9, e bisognerà aspettare la segreteria Spadolini nei primi anni 80, per la scena dell'83, per vedere il Partito Repubblicano balzare al 5% e avere un po' più di 30 deputati. Ma diciamo il primo gruppo. Era essenzialmente questo che, poi, controllava in qualche modo la Confindustria, aveva un'importante posizione all'interno del mondo finanziario, con Mediobanca di Cuccia, e in qualche modo aveva un rapporto privilegiato con alcune correnti della democrazia cristiana, in particolare. La corrente di moro o forse personalmente aldo moro che però restava una cosa distinta e non di rado erano in conflitto occasionalmente però oltre al partito repubblicano c'erano pezzi di democrazia cristiana per esempio negli anni 70 con l'elezione in parlamento di umberto agnelli nascerà la corrente dei cosiddetti Iltoniani, cioè quel gruppo di deputati democristiani che si era raccolto nell'hotel Hilton a Roma dando vita a un raggruppamento eh, a sé. Questo era il primo gruppo, non molto numeroso come vedete, il Partito Liberale era ai margini di questo gruppo, non, non era organico. C'erano pezzi di massoneria, c'erano pezzi di mondo finanziario medati, mediati da Mediobanca, quindi come vedete, un gruppo piccolo da un punto di vista politico, ma molto pesante, molto influente per il nome dei suoi sostenitori, dei suoi capi, dei suoi punti di riferimento. Negli anni 80, 70, a partire dalla presidenza del Consiglio di Andreotti, già nella prima presidenza del Consiglio, quella del 72, per la verità seconda da un punto di vista formale, eh, cominciò a nascere un nuovo gruppo di potere, una nuova conglomerata che metteva insieme sostanzialmente affiancava il gruppo del partito romano Andreottiano, che significava anche pezzi di imprenditoria come per esempio Cerrapico oppure i palazzinari romani, in parte la Banca di Roma, la corrente ovviamente di Andreotti che aveva il suo epicentro in Lazio, però cominciava a contare molto anche in Sicilia, poi più tardi qualcosa in Campania, in Puglia, poi più tardi ancora in Piemonte. Però ecco, a questo gruppo si affiancava certo qualche esponente in particolare della Curia, come un signor Fiorenzo Angelini che era il responsabile della politica sanitaria del Vaticano e perciò era detto sua sanità. E questo gruppo si affiancò, il partito romano di Andreotti, si affiancò al partito toscano, di Gelli della Massoneria Gelliana, in particolare il gruppo Aretino, e dalla confluenza tra questi due poi nacque eh, la Banca dell'Etruria. Che era un po' un compromesso fra eh, il potere bancario aretino e quello di Viterbo che faceva capo ad Andreotti. Peraltro Andreotti era stato molto a lungo al Ministero della Difesa e contava amicizie molto autorevoli e influenti, tanto nelle forze armate quanto soprattutto nel servizio segreto militare, molto meno al Ministero degli Interni, dove Andreotti fece una comparsata di un mese in un governo fragilissimo, quindi non ha mai messo radici lì. Ecco, questo blocco aveva un atteggiamento, diciamo, fra la concorrenza e il conflitto aperto con il gruppo Cuccia Agnelli Lamalfa e eh, in particolare tentava la scalata al mh, mondo finanziario eh, in occasione della, delle vicende, delle traversie del gruppo Montedison, che era diventato il salotto buono della finanza italiana. Ecco, qui c'è una cosa da capire. La prima parte dell'Italia repubblicana, della Prima Repubblica, si reggeva su alcuni compromessi, uno dei quali era il cosiddetto patto della X, e cioè i cattolici prevalevano nel potere politico, quindi serie A del potere politico. Presidenza del Consiglio, Ministero degli Interni e del Tesoro, tenuti praticamente in esclusiva, e sindaci, presidenti di regione, eccetera. E la serie B della finanza. I cattolici erano importanti nelle banche di raccolta, non nelle banche d'affari. Viceversa, il potere finanziario era, faceva capo, al partito laico. I laici avevano la serie A della finanza, cioè le banche d'affari, medio banca, eccetera. E la serie B della politica, i vicepresidenti, eh, i ministri dei discasteri meno importanti, di minor peso, e così via. Quindi, questo era il patto della X. Con Andreotti nasce il tentativo di una eh, aggregazione cattolica, peraltro legata a un pezzo di massoneria come quella di Gelli, di dare l'assalto alla grande finanza, alla finanza d'affari. Ecco lo scontro alla Montedison e lì sarà l'inizio dello scontro aperto fra il gruppo Cuccia Agnelli, eccetera, e il gruppo Celli Andreotti, Banca di Roma e così via. Anzi, all'epoca Banco di Roma, più tardi diventerà Banca di Roma. E questo sarà il secondo gruppo, la seconda conglomerata di potere. All'esterno di questi due c'era... Eh, però con caratteristiche completamente diverse, il convitato di pietra del sistema politico italiano, e cioè il blocco del PC, che oltre ad avere un partito numeroso, organizzato, presente in ogni singolo paese, in ogni singola istituzione elettiva, e non era un partito articolato in correnti, anche se c'erano so, gli Amendoriani, piuttosto gli ingraiani o il centro berlingueriano. E però, da un lato, c'era il centralismo democratico per cui eh, la mh, formazione correnti era formalmente negata. E comunque si trattava di gruppi all'interno del gruppo dirigente del Comitato Centrale della direzione nazionale, ma non... Che non sconfinavano poi ai livelli più bassi. Comunque c'era il centralismo democratico che obbligava tutti a seguire la stessa linea e quindi, già di per sé, un blocco di potere più influente di altri, proprio perché meno diviso, più coeso e che soprattutto aveva iniziato lentamente a controllare una serie di gangli di potere importanti, prima di tutto il sindacato. Eh, il PC era, per usare questo linguaggio, eh, azionista di maggioranza della CGL che a sua volta era il sindacato più grosso dei tre. Cisle Will messo insieme non faceva il numero di iscritti della CGL. Anzi, dirò di più, Cisle Will e Corrente Socialista della CGL non pesavano quanto la Corrente Comunista. Quindi sicuramente il movimento sindacale, anche se il PC ha sempre usato questa sua prevalenza con molta cautela e eh, in modo molto rispettoso delle minoranze eh, della CGL e dei soci nella triplice. In secondo luogo, il PC controllava più o meno nello stesso modo la più importante eh, centrale del movimento cooperativo, la Lega delle Cooperative, che era annoverata all'epoca fra le dieci maggiori imprese italiane. Oddio, era un po' una somma aritmetica, perché ovviamente la Lega delle Cooperative, che aveva una sua società finanziaria molto importante, Attraverso la quale in qualche modo poi orientava buona parte delle cooperative. Però era comunque la sommatoria di una serie di cooperative, di cui alcune importanti, altre piccole. Quindi, nel complesso, poi la Lega delle Cooperative era controllata a sua volta dal PCI a tutti i livelli, attraverso non solo funzionari della Lega delle Cooperative a livello locale oltre che centrale ma anche nei consigli amministrativi e nel consigli di amministrazione dei singoli eh, gruppi eh, delle singole cooperative o mh, compromessi, joint venture eccetera, diverse cooperative. Quindi. Poi il PC aveva iniziato a controllare importanti di potere nell'editoria soprattutto un'editoria di qualità Beh, le maggiori case editrici diciamo di tipo storico sociale o letterario filosofico da la terza ainaudi feltrinelli eh, e altre un po' meno importanti erano notoriamente prossime al PC, molti dirigenti editoriali erano iscritti al PC e anche Giulio Enaudi era iscritto al PC, anche se insomma non in modo così particolarmente manifesto. Eh, Feltrinelli a lungo fu iscritto al PC al quale pagava la tessera 150 milioni all'anno. Per farvi capire, 150 milioni del tempo erano il primo premio della lotteria di Capodanno, quindi la ci prendeva una lotteria di Capodanno all'anno con la tessera di Feltrinelli, poi c'erano alcune posizioni di potere importanti negli enti locali, soprattutto nel triangolo Emilia-Toscana-Umbria, poi man mano cominciò a conquistare altri enti locali, il comune di Torino e di Milano, quello di Genova, la regione Liguria, la regione Marche, il comune di Napoli ecco, cominciò a e di Venezia anche. Eh? Quindi cominciò a estendersi e questo era un blocco di potere certamente molto influente, anche se in qualche modo recintato dal cosiddetto fattore K, cioè dalla... Eh, pregiudiziale per cui non ci si poteva alleare con il PC. Il PSI ci si alleava a livello di potere locale e per il resto mh, no, gli altri partiti anche a livello di correnti almeno ufficialmente non si alleavano con il PC era la convenzione ad escludendum che però andava diventando eh, sempre più debole. Contro questi tre gruppi di potere, queste tre grandi consociate, nacque la quarta, il quarto gruppo di potere, rappresentato essenzialmente dal tentativo della nave corsara guidata da Craxi di introdursi nel gioco tutto quello che era accaduto negli anni 70, aveva confinato sempre più il PSI in posizione subalterna. Ora al PC negli organismi di massa, nelle amministrazioni locali, eccetera, ora alla DC a livello nazionale governativo. Ci aveva provato in qualche modo Mancini, durante la sua sfortunata segreteria, venne fulminato dallo scandalo ANAS, cui dette un generoso contributo il senatore Missino Pisanò. Beh, bisogna tenere presente anche operazioni trasversali e poi l'imbelle Francesco De Martino, segretario del PSI, praticamente portò il PSI alle soglie dell'estinzione. Tra il 72 e il 76, il Partito Socialista Italiano ebbe il suo gruppo dirigente. Meno, meno sveglio, ecco siamo questa espressione della sua lunga storia. Craxi tentò di spezzare la confluenza di potere degli altri e di giocare un ruolo, perché le tre conglomerate di potere non erano sempre in conflitto fra loro e in particolare il PC si dice che Craxi, eh, Craxi disse che eh, la DC faceva la politica, eh, la DC in particolare la corrente andreottiana, faceva la politica dei due forni, alternando e mettendo in contraddizione, in concorrenza socialisti e comunisti. Vero, però è anche vero che anche il PC faceva una sua politica dei due forni, perché da un lato aveva un rapporto. Mh, molto buono con il gruppo Agnelli, Cuccia, eh, Lamalfa, giocava questo in funzione anti-Andreotti, eh, Gelli, eccetera, eccetera. Dall'altro però non disegnava affatto compromessi politici con la conglomerata Andreottiana. Anzi, nel 1976 i, i rapporti con eh, la conglomerata Andreottiana, Andreotti era il presidente del Consiglio, si fecero particolarmente intensi e stabili. Certo, nel PC c'erano orientamenti diversi. Amendola guardava con più interesse a, ad un asse con l'Amalfa e Moro. E viceversa, il centro del partito soprattutto Berlinguer, ma anche altri esponenti, Pecchioli, ad esempio, guardavano con molto interesse a, alla conglomerata andreottiana, oddio, non spingendosi uni, negli gli altri, oltre certi limiti, segnati dal centralismo democratico, da queste cose. E quindi in qualche modo si stava realizzando una saldatura di potere, non si capiva bene se il PC avrebbe fatto da mediatore fra il gruppo Mediobanca e il gruppo, chiamiamolo così, P2, e, o se avrebbe alla fine... Alla fine Scelto uno dei due contro l'altro, tutto da approfondire. Di fatto, comunque andassero le cose, il Partito Socialista era escluso dalla competizione, era marginalizzato, destinato a essere uno junior party di qualsiasi coalizione venisse fuori. Eh, Craxi tentò di infilarsi in questo gioco e di offrirsi come alternativa al PC. Per la verità il gruppo, diciamo, della finanza laica non guardò mai con simpatia e interesse a Craxi. Anzi, tendenzialmente gli riservò una garbata e qualche volta non garbata ostilità. Qualche effetto diverso, Craxi lo ebbe cercando audience nelle correnti eh, di destra e moderate della democrazia cristiana, eh, proprio per spezzare la coalizione di, eh, diciamo, eh, Andreotti, in quel particolare momento Moro, Pecci, Craxi cercò di offrire la sua disponibilità per rompere questa, questo asse. Per la verità sì, in parte ci riuscì quando dopo l'elezione del 79 si riuscì a fare un governo senza una maggioranza sostenuta dal PC. Poi man mano riuscì a eh, proseguire e in un secondo momento Craxi eh, riuscì a trovare un'intesa fra qualche corrente democristiana moderata, segnatamente quella di Forlani, e la corrente andreottiana. Di lì nacque il CAF. Kafka, che era sì, la sigla di alleanza di Craxi, Andreotti e Forlani. In realtà lo spregiudicato gioco mh, di Craxi, che per la verità mh, a un certo punto cercò un'intesa anche, diciamo così, con l'ambito eh, eh, Andreotti Gelli. In questo quadro va inserita la storia del conto protezione all'Unione delle banche svizzere. Sì, qualche volta ci provò, poi nel frattempo le cose andarono cambiando, come vedremo, ma alla fine Craxi pagherà un prezzo molto salato per questa sua politica piuttosto spregiudicata. Che cosa era successo? Era successo una serie di cose con la morte di eh, Moro e da un lato certo il blocco Mediobanca eh, la Malfa eccetera eh, si era eh, ridimensionato cioè no, non aveva più quello che aveva pensato di eleggere Presidente della Repubblica per gestire il rapporto con il PC. Poi nel 79 morì lo stesso Lamalfa, poi dopo una breve e scialba interlocuzione del segretario Biasini, salirà alla segreteria Spadolini che giocherà di nuovo questo ruolo a cavallo fra il blocco della finanza laica e il PC. Per lo meno ci proverà nello stesso tempo, però, anche il blocco andreottiano, che noi definiremo piuttosto l'ambito perché meno centralizzato, più, più diffuso, e ebbe anche lui una serie di eh, trasformazioni e rotture. Nell'81 arrivò. Lo scandalo P2. Mm, più tardi, magari, faremo un video per spiegare attraverso quali conflitti di poteri si arriverà a questa rottura. Diciamo che una cosa molto importante fu lo scontro fra la P2 di Gelli, che guardava alle massonerie dell'America Latina, molti. Generali argentini erano iscritti alla P2 o a paesi del Terzo Mondo. Iscritto alla P2 era anche l'egiziano Sadat, era anche il presidente della Liberia. E Però questo non fu gradito dalle massonerie anglo-americane che videro questo come un tentativo di scalzare la loro egemonia sulla massoneria internazionale e lo scontro fu uno scontro internazionale che poi portò attraverso vari passaggi allo scandalo P2 e alla liquidazione di Gelli che continuerà sì certo a cercare di ritornare nel gioco ma non ci riuscirà mai più. Sì, giocherà un ruolo marginale in qualche occasione, cercherà in quel contesto di aprire a Craxi per avere un, una sponda, ma senza nessun particolare risultato. Ma l'ambito invece non si scioglierà mai, perché in quell'ambito della corrente Andreottiana con pezzi di finanza e cattolica e di curia, nascerà un nuovo interlocutore, il cavalier Silvio Berlusconi, prima come semplicemente come imprenditore proprietario delle televisioni, all'epoca per la verità mh, credo ne avesse solo una, poi man mano aggiungerà le altre due, eh, prima comprando la rete 4. Da, um, dal, um, eh, dalla precedente eh, proprietà, che era quella di Agnelli, poi comprando anche la rete 6 e creando il pool. Ma più tardi troveremo Berlusconi, dopo il terremoto del 92, protagonista del nuovo centro di potere. Con lui, per esempio, dell'Utri e anche altri personaggi rilevanti. Il PC andrà incontro alla decadenza un po' perché non riuscirà poi a cogliere il risultato di un ingresso nel governo, perché comunque va rotto poi col Partito Socialista e. Rapporto col PRI non andava oltre certi limiti e comunque non era numericamente sufficiente a garantirgli nulla. Man mano ci sarà la sconfitta del sindacato, ci sarà la morte di Berlinguer, ci saranno le prime sconfitte elettorali del PC che apriranno la decadenza che porterà il PC al declino e alla sua trasformazione prima in PDS e poi di S. Poi PD. Quindi, come si vede ehm, nel complesso, il polo andreottiano sarà costretto ad allontanarsi dal PC e a tentare un compromesso sia pure momentaneo con il polo craxiano. Fu il sopravvenire a livello internazionale. Del, della sconfitta eh, del blocco sovietico a, ad avere la ricaduta eh, del crollo del PC, che sì, certo, continuò a mantenere una certa posizione di potere, ma il PC nel 76 ebbe il 34% dei voti. Già nel 69 si era ridotto, nel 79 scusatevi si era ridotto al 29:9. E dopo, man mano, era andato calando. Dopo la sua trasformazione in PDS e con la scissione di Rifondazione Comunista, si era ridotto al 16 Quindi meno della metà del periodo aureo. Poi il C. Man mano si, eh, il C, ormai diventato PDS, si riprese mangiando pezzi di il socialista mentre si disgregava completamente il blocco che era stato eh, de, di Bettino Craxi. Qui c'è il ruolo particolare. Qui bisogna inserire tutto questo nel ruolo della massoneria, da un lato. Nel ruolo della magistratura, dall'altro, le due cose non sono proprio del tutto staccate perché dipende anche e perché nelle conglomerate di potere bisogna tenere presente il gioco di, delle correnti della magistratura. Il blocco P2 poteva fare leva sulla corrente di maggioranza relativa che era quella di magistratura indipendente, la corrente di destra. Però lo scoppio dello scandalo è da che decapiterà proprio magistratura indipendente. Un, il ruolo centrale verrà preso dalla corrente di unità per la Costituzione, che era la sinistra moderata della magistratura che faceva capo a Beria d'Argentine. Beria d'Argentine aveva una serie di eh, proiezioni da un lato era personalmente legato al Partito Socialista di Craxi, però da un altro lato non disegnava affatto i rapporti con il blocco laico Cucci Andreotti, eccetera eccetera. Mh, peraltro, l'unità per la Costituzione era il risultante della fusione fra impegno costituzionale che era la corrente di Beria d'Argentina <coughs> e terzo potere che era una correntina a cui faceva riferimento per esempio eh, Luigi Bianchi de Spinosa, più vicina se vogliamo al partito repubblicano e quindi cominciate a capire anche i giochi un po' <coughs> trasversali che sono stati. Poi c'era la magistratura democratica che maggioritariamente era un po' fuori da questi giochi perché si collocava all'estrema sinistra, ma aveva dentro una corrente più piccola, grossomodo il 30-35% della corrente di magistratura democratica, che invece faceva riferimento al PC. Corrente alla quale sono appartenuti magistrati importanti come D'Ambrosio, per esempio, come eh, Puritanon, come altri magistrati notoriamente vicini al PC. Con il congresso del 79, prima e poi la sanzione definitiva nell'81, di magistratura democratica prevalse la linea più legata al PC e sarà quella che sostanzialmente, alleata a un pezzo di eh, in, eh, unità per la Costituzione, condurrà la battaglia di mani pulite. L'Argentina nel frattempo è andato in pensione, quindi non, è più, non ha più il controllo che aveva prima. E vedremo come molti magistrati del pool manipolite erano o corrente di magistratura democratica, per esempio Gerardo Colombo, o corrente più vicina a Unità per la Costituzione come Piercamillo da Vigo. Quindi in qualche modo è lì che si forma un pezzo di interlocuzione che liquiderà. Il Partito Socialista è gran parte della democrazia cristiana, il Pesadillo, il Pli. E qui il rimescolamento delle carte che porterà alla Seconda Repubblica e ai nuovi soggetti politici della Seconda Repubblica. Forza Italia, erede elettoralmente del PSI e della corrente andreottiana, può sembrare un paradosso, ma in realtà fu questo: il PSI venne debellato e buona parte del suo elettorato, io credo più per odio verso il PC che altro, sceglierà Forza Italia, un po' per presentare il conto al PC della sua battaglia contro Craxi. Eh, Forza Italia nello stesso tempo fu l'erede della corrente andreottiana e di parte delle altre componenti della DC nonché pezzi di Partito Liberale, qualcosa dei repubblicani, quindi si rimescoleranno un po' le carte. La cosa interessante è capire questa: che in tutta questa battaglia, cosa succede? Succede che c'è la sopravvivenza del blocco Cuccia Agnelli, che però andrà man mano perdendo i suoi. Punti di riferimento Agnelli morirà nel 2000, Cuccia più o meno, nello stesso periodo, e comunque era già molto più anziano, e perderà il controllo della Confindustria, dove prevarrà, prevarranno eh, componenti, per esempio, la mh, Confindustria Territoriale Napoletana. Con la presidenza D'Amato, oppure, per esempio, con lo scioglimento dell'Intersind e la confluenza delle aziende di Stato nel, nella Confindustria e prevarrà più che altro un'influenza di potere più o meno riconducibile a quella di Berlusconi. Quindi il blocco finanziario laico andrà più o meno assimilandosi all'ex blocco Andreotti Gelli che però nel frattempo ha perso Gelli Andreotti e nei suoi guai ai suoi guai giudiziari e c'è il nuovo personaggio Berlusconi e però molti Andreottiani che ne so da, eh, dallo stesso eh, Dell'utri ad altri, sono all'interno di questo blocco ancora. Quindi mh, non è sparita del tutto. L'ambito, quello che noi abbiamo definito quest'ambito, non si è sciolto del tutto. Ha assorbito anche pezzi di dirigenti socialisti, ad esempio, per quanto potessero destarsi personalmente, eccetera, eh, confluirà in questo blocco anche Tremonti. L'altro blocco che resisterà però solo mangiandosi pezzi di alleati sarà quello del PCI, che man mano cambierà nome, primo in DS e poi in PD, ma facendo cosa? Mangiando quel po' che eh, residua di partito socialista dopo che il deflusso verso il blocco berlusconiano, parte di esponenti repubblicani e soprattutto pezzi sinistra democristiana che sono quelli che poi passati dall'esperienza della margherita daranno vita al PD insieme. Ecco come vedete in realtà gli attuali partiti pure con lasciamo da parte lega e eh, 5 stelle. O quel che rimane dell'estrema sinistra, che sono obiettivamente ai margini, oppure sono entrati nel gioco, ma solo negli ultimi anni. Grosso modo, la struttura di potere della eh, Seconda Repubblica non è altro che il rimescolamento delle carte dei quattro gruppi di potere dell'ultima fase della Prima Repubblica a dimostrazione di come in realtà ci sia stata più una fase di trasformismo, eh, rimescolamento delle carte che non un vero e proprio avvicendarsi di gruppi di potere diversi dai precedenti. Abbiamo quindi una fase di rimescolamento in cui ci sono forti elementi di continuità. Ecco perché vi ho detto che secondo me per capire l'attuale situazione, poi parleremo di 5 Stelle e Lega o di altre cose come Alleanza Nazionale, poi trasformatasi attraverso vari passaggi nell'attuale Fratelli d'Italia. Ecco, sostanzialmente, qui abbiamo avuto una serie di conglomerate che con uscite, eh, confluenze, rotture, però sono sostanzialmente restati in piedi. E questo è un aspetto importante per capire le dinamiche di potere. In questo un gioco fondamentale per conservare i vecchi gruppi debitamente rimescolati, eh, riverniciati con sigle nuove. Lo giocherà il nuovo sistema elettorale maggioritario che favorirà aggregazioni intorno ai gruppi già più influenti elettoralmente. Io mi fermo qui per ora, ma vi eh, farei presente la necessità di ridare un'occhiata alle biografie. Eh, degli uomini politici è presente per esempio noi in qualche modo diremo qualcosa della biografia di Draghi eh, ma anche di altri mm, queste sono cose che in qualche modo certo attraversano hanno eh, svolte momenti di confluenza di... però attenzione attraverso lo studio di queste biografie cogliamo gli elementi di continuità della classe dirigente di questo paese che è molto più stabile di quanto non si pensi, eh, dando retta ai mutamenti di sigla, alle alleanze più o meno disinvolte a cui abbiamo assistito, e che invece, bene o male, hanno sotto questa vernice un elemento di sostanziale continuità. Yeah. <laughs>